partita delle 14.30, quella fra Direne e Grandi Lavori, Realizzano, schema tattico come riportato dalla grafica che vede un 3-4-3 per i primi con il duo Zaletta Scarnera a supporto di D'Andria. Nessuna sorpresa invece per i rosso-blu, 4-4-2 con la coppia d'attacco, quella composta da Garibaldi e Lecce. Inizia a ritmi molto bassi, Real che si affaccia al settimo con Simili, ma non c'è pericolo. Bella invece la successiva triangolazione, Scarnera in mente, il destro è di Zaletta che si infrange sul palo. Gialloblu che trovano la via del gol al sedicesimo, Zaletta ed Andrea sprecano, ma dalle retrovie sbuca Innato che piazza la palla nell'unico angolo libero e fa 1-0. Da Biliardo la conclusione del centrocampista. E da quel momento si infiamma il match, Schinai si fa murare questa prima conclusione da Ortone. Poco dopo azione quasi in fotocopia, questa volta però il sinistro del numero 17 vincente riporta tutto in equilibrio. C'è anche la protesta degli avversari per un dubbio fuorigioco. Chiusura di primo tempo che regala un'altra doccia gelata al Real, Guarella si inventa un arcobaleno che acceca il number one avversario, palla nell'angolo più lontano e vantaggio DRN. Con le immagini quindi passiamo alla ripresa, prima incursione di Schinai, destro velenoso ma è soltanto calcio d'angolo. Il contropiede è l'arma in più del giallo-blu, ma Scanera decide di illudere soltanto i propri tifosi. E dal possibile 3-1 arriva il clamoroso 2-2, Fazzi scivola, Garibaldi cerca l'assist al centro e Ferrari si trasforma nel miglior centroavanti, siglando per un incredibile autogol. Finale di gara pirotecnico, minuto 22, conclusione dal limite, sporcata e traversa piena di RN. Un minuto più tardi ancora Ferrari in difficoltà, Garibaldi cerca la fuga verso la vittoria, conclusesi però malissimo. Sembra essere finita invece Fazzi, cicca il rilancio, palla a Campanile che favorisce l'inserimento di Schinai che al volo Beffortone chiude la pratica. Esultanza liberatore per il funambolo rosso-blu, Realizzano di rimonta, porta a casa i tre punti, finisce 3-2.